Bentornati sul canale di Player.it. Dopo oltre 5 anni di attesa, siamo tornati a Nibel, la foresta che abbiamo imparato a conoscere e amare in Ori and the Blind Forest. Moon Studios ci ha fatto attendere, ma abbiamo potuto finalmente mettere le mani su Ori and the Will of the Wisp, un seguito imponente che fa sembrare il suo predecessore solo una demo. Non ci credete? Beh, allora seguiteci in questo viaggio tra i meandri di una foresta magica. A differenza della moltitudine di Metroidvania uscite in questi ultimi anni, Ori è sempre stato caratterizzato da una forte impronta story-driven. Questo secondo capitolo non è da meno, e la narrazione ci parte proprio dove ci aveva lasciato il primo episodio. La famiglia di Ori si allarga e accoglie nella casa nell'albero sotto le amorevoli cure di Naru la piccola Ku, una gufetta figlia del gigantesco uccello Kuro, visto in The Blind Forest. Per un problema all'ala, la piccola non riesce a prendere il volo, ma grazie alla piuma appartenuta alla madre riuscirà finalmente a liberarsi in aria come gli altri uccelli. Purtroppo una tempesta la separa dalla sua nuova famiglia e sarà compito di Ori ritrovarla nelle profondità del Bosco Silente. Questo incipit molto classico dà il via ad un'avventura che parla di famiglia e solidarietà, capace di tenere il giocatore incollato allo schermo, anche per scoprire i risvolti delle mini trame dei personaggi secondari che popolano Nibel. La grafica di giochi come Ori sembra non invecchiare mai, ma i ragazzi di Moon Studios hanno migliorato il lavoro visto nel primo episodio con un comparto tecnico che lascia davvero senza parole. I dettagli degli ambienti, i giochi di luce, le animazioni e l'effetto profondità è qualcosa di unico e in grado di rapire il giocatore, portandolo direttamente a muoversi tra i rami degli alberi di Nibel. Grazie alla sovrapposizione di più fondali, la magia della profondità prende vita, armonizzando ogni elemento dello schermo, dal più piccolo filo d'erba al più grande dei boss. Inoltre, ogni animazione è accompagnata da una colonna sonora davvero suggestiva, realizzata dall'Orchestra di Londra con i mix di strumenti e suoni ambientali che donano all'esperienza un fascino unico. Ori and the Will of the Wisp prende la formula base del precedente capitolo e la potenzia, quasi completando quello che era un primo esperimento di successo. Del primo viene mantenuta la struttura di platform Metroidvania, a cui vengono fatte diverse aggiunte provenienti dai grandi titoli del genere. L'ispirazione a Hollow Knight è infatti palese, e come nelle avventure del piccolo cavaliere vuoto di Tim Cherry, anche in questa di Ori potremmo espandere un villaggio che funge da hub di base. Questo luogo, chiamato Le Radure della Sorgente, è il cuore del gioco, che fornisce al protagonista nuove missioni da affrontare poi in varie zone della mappa, e potenziamenti per le abilità. Proprio su questo fronte c'è poi un'altra novità del gameplay, perché insieme alle abilità sbloccabili del protagonista, che stavolta lo vedono maneggiare anche una spada e un arco di luce, sono presenti degli upgrade equipaggiabili che forniscono dei bonus in combattimento. Questa scelta dà la possibilità al giocatore di affrontare l'avventura con la propria build del personaggio e di far fronte alle moltissime situazioni offerte dal gameplay. Torneranno infatti gli scontri con gli immensi boss, i puzzle ambientali, le lunghe fughe tra una piattaforma e l'altra e anche una serie di nuove sfide a tempo e di combattimento, offerte da vecchi e magici luoghi chiamati templi. Inoltre, se avevate problemi con il salvataggio manuale del primo capitolo, sappiate che questo è stato sostituito da un comodo salvataggio automatico. Una scelta che abbassa un po' l'asticella della sfida, ma rende il titolo molto più immediato e meno frustrante da giocare. Le novità di questo secondo capitolo aggiungono alla formula di Ori una spinta immensa all'esplorazione, che non è più fine alla raccolta dei collezionabili, ma alla voglia di scoprire e vedere come cresce il mondo di gioco e i suoi personaggi. Ori and the Will of the Wisp è uno di quei titoli tanto delicati quanto profondi, che se amate davvero il medium videoludico non potete non portarvi a casa. Un viaggio splendido e ricco, che non si limita solo agli occhi, ma si estende anche all'anima e al cuore di ogni giocatore. Questa è la nostra recensione di Ori and the Will of the Wisp. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Da Player è tutto, alla prossima! Thank you.